amici del gruppo Numismatica Italiana, un caloroso saluto a tutti e benvenuti a Professione Numismatico, la rubrica di approfondimento dove andremo a conoscere insieme gli operatori del settore che animano il mondo della numismatica. Siamo oggi in compagnia di Jacopo Corsi. Buongiorno Jacopo e benvenuto. Ciao Andrea, grazie per l'invito e un saluto anche a tutti gli utenti di Numismatica Italiana. Grazie a te Jacopo, esperto di monete e responsabile per le aste di monetazione italiana per l'importante piattaforma di aste Katawiki. Jacopo, comincerei con la prima domanda. Anche a te vorrei chiederti, siamo curiosi di sapere, quando è nata la tua passione per la numismatica e anche più in generale per il collezionismo. Io ho visto i video che avete fatto nelle settimane passate e ho visto moltissimi professionisti che dicevano sostanzialmente la stessa cosa, cioè che la passione nasce in età molto precoce. E anche nel mio caso, infatti, è nata intorno ai 6-7 anni, quando ho iniziato a mettere da parte le monete considerate strane dai miei genitori che ricevevano come resto. Si trattava di monete molto semplici, ecco, per strane si intende monete differenti da quello che vedevano di solito. Erano semplicemente monete magari dello Stato del Vaticano, oppure monete di San Marino, o monete commemorative della Repubblica Italiana da 100, 200, 500 lire. Quindi nulla, nulla di straordinario, ma chiaramente qualcosa che agli occhi di un bambino sembrava come inusuale rispetto al solito. Poi diciamo è arrivata la mia numero uno, che mi è stata donata da mia nonna, è un semplice 10 lire del 27 con la biga. La In moneta piuttosto argento, quella in argento. in argento, neanche in ottima conservazione, tra l'altro, perché era un oggetto che è rimasto in famiglia dagli anni 20, quindi ne ha passate un po' di tutte. Però per me ha costituito proprio la prima moneta così, diciamo, numismatica. Che conservi Poi ancora, chiaramente immagino. Conservi ce l'ho ancora. ancora, la conservo gelosamente, non la darei via per nulla al mondo, anche se il valore è assolutamente modesto, ecco, il valore commerciale. E poi ho, diciamo, la mia passione è veramente esplosa dopo questo piccolo regalo. Ho iniziato a guardare tutte le monete che erano presenti sui libri di storia delle elementari. Ho iniziato a frequentare i mercatini dell'antiquariato, grazie ai miei genitori e ad alcuni amici di famiglia. Ho anche fatto i primi acquisti in un negozio di numismatica da Nierino Osvaldo, che aveva un negozio in via Pietromicca a Torino, che era un professionista assolutamente molto gentile, molto professionale, molto disponibile, diciamo, a insegnare qualcosa ai giovani. Che è Ricordo con grande fondamentale, assolutamente. affetto. Assolutamente sì, e lo ricordo infatti con grande affetto, anche se oggi non c'è più. Poi chiaramente la passione è cresciuta e ho iniziato a iscrivermi all'associazione al Circolo Numismatico Torinese già nel 1997. Andavo in edicola a comprare Cronaca Numismatica quando era ancora in edizione cartacea ed era ancora appunto possibile comprarla in edicola. E poi da lì è stato veramente un crescendo. Ho continuato a sviluppare la passione anche in università perché ho studiato beni culturali facendo anche dei corsi di numismatica. Ed Quindi è eccomi qua, proprio insomma. un bel percorso, diciamo, insomma. Sì, un percorso che mi ha seguito sempre fino ad oggi. Ma c'è stato un momento, se sai dirmi, in cui, diciamo, hai capito che questa tua passione sarebbe poi a tutti gli effetti diventata un lavoro o è stata una conseguenza naturale? Cosa è successo? Guarda, ho sempre pensato che la numismatica avrebbe avuto un qualche ruolo nella mia vita, ma non sapevo che poi sarebbe diventato anche il mio lavoro. Però l'ho sempre pensato perché comunque si legava anche con altre mie passioni, la passione per la storia, per l'archeologia. Quindi ho sempre saputo che ci sarebbe stata, ecco. Poi devo dire che ci sono due momenti invece che mi hanno fatto capire che sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice passione. Il primo è stato quando ho iniziato un dottorato di ricerca presso l'Università di Torino. Io ho presentato un progetto sulla numismatica antica e sulla caratterizzazione di chimico-fisica di leghe monetali antiche. Questo, diciamo, è stato il primo episodio che mi ha permesso anche di allargare i contatti che avevo con studiosi di tutta Europa. Ho avuto la possibilità di visitare tantissimi medaglieri. In Italia e anche all'estero, a Parigi, a Londra, a Budapest.
e quindi ho visto tante monete, che per un Certo. numismatico è sempre una cosa fondamentale, ecco. Assolutamente, assolutamente. E invece il secondo episodio è legato a Katawiki, perché sono stato contattato a fine 2015 da quella che poi sarebbe diventata, insomma, una delle principali piattaforme collezionistiche online d'Europa. Certo. E diciamo, i primi contatti si sono poi tramutati in un rapporto di lavoro che è durato fino ad oggi. Certo, assolutamente. No, ecco appunto, hai detto bene, piattaforma di aste conosciuta oggigiorno in tutto il mondo, possiamo assolutamente dire, riconosciuta e conosciuta. Ecco, quindi questo incontro con questa grande società, ecco, però quali servizi offre l'azienda che oggi rappresenti ai propri clienti e che cosa possono acquistare su Katawiki, ad esempio, gli amici che ci stanno guardando? Sì, Katawiki è una piattaforma online per l'acquisto e la vendita di oggetti da collezione. È nata in Olanda, ma è ormai una realtà affermata nel mondo del collezionismo di tutta Europa e non solo, con oltre 6 milioni di utenti registrati, oltre 80 categorie di oggetti, tipo, di oggetti collezionistici, oltre Certo. 65 lotti offerti ogni settimana. Oltre 200 esperti che si occupano appunto della revisione dei lotti e della pubblicazione delle aste ogni singola settimana dell'anno. Lo scopo di Katawiki è proprio quello di mettere in contatto la domanda e l'offerta, e proprio per questo diciamo è aperta a tutti, a disposizione di tutti, dei privati, dei collezionisti e anche dei commercianti, perché i commercianti possono trovare in Katawiki chiaramente una platea enorme e veramente internazionale di nuovi Certo. clienti. Considera che solo relativamente alla numismatica abbiamo ogni settimana oltre 20 aste dedicate a monete e banconote, tra cui spiccano appunto l'asta di monete italiane, le aste di monete in euro, le aste di monete francesi e così via. Certo. La registrazione al sito katawiki.it è chiaramente molto semplice e assolutamente gratuita, e io invito tutti, diciamo, a dare uno sguardo alla nostra piattaforma per vedere se c'è qualcosa di potenziale interesse, ecco, per le Certo, loro collezioni. e sono sicuro che ci sarà, perché insomma mi è capitato più di una volta di andare anche a curiosare, insomma c'è una vastissima selezione di monete, di medaglie, banconote, per quanto riguarda ecco, il nostro campo, quindi la numismatica, è molto appetitose, ecco, quindi Considerato il grande numero di oggetti che mettiamo in asta, di sicuro qualcosina. potrebbe esserci qualcosa di interessante per le collezioni degli utenti di numismatica italiana. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, Jacopo, per concludere, ricordiamo magari ai nostri amici, l'hai già anticipato, ecco, come possono proporre le proprie monete. Mi hai detto c'è quindi un'iscrizione da poter fare e diciamo, la procedura è anche abbastanza semplice, abbiamo visto. Sì, la creazione dell'account è molto semplice. Una volta che si è creato l'account, nel caso in cui appunto si voglia proporre per la vendita una moneta, una banconota, una medaglia, è necessario fare una breve descrizione dell'oggetto, possibilmente inserendo anche i dati tecnici, quindi il diametro, il peso, il fino, nel caso in cui si tratti di monete in metallo prezioso, e poi, cosa veramente molto importante, le immagini. Trattandosi di vendite online, quindi senza Certo. una visione diretta da parte dei potenziali acquirenti, è importante fare delle foto ben fatte, con la giusta illuminazione, che mettano in risalto sia le cose positive, le qualità Certo. dell'oggetto proposto, sia eventuali difetti che non si possono vedere, diciamo, a occhio nudo, oppure Sì, fare una difetti che descrizione comunque vanno completa. comunicati, ecco, quando Esatto. si comprano e vendono delle monete. Assolutamente. Sì, ecco, la fotografia, la foto delle due facce di una medaglia, di una moneta, insomma, è oserei dire fondamentale, ecco, a volte forse anche Assolutamente. più di una descrizione, a volte, ecco. Diciamo che un futuro sviluppo speriamo possa essere la possibilità di inserire anche dei video, perché molto spesso ci sono alcune cose, per esempio i fondi,
speculari che in alcuni casi risaltano molto meglio nei video che non in Verissimo. semplici foto bidimensionali. Assolutamente. Può essere una, diciamo, come hai detto, un prossimo passo per potenziare ancora di più, ecco, quella che è la piattaforma. Assolutamente. In fase di sviluppo attualmente. Ottimo, ottimo. Per concludere, diciamo, il processo di messa in vendita di un oggetto, mi limito semplicemente a dire che una volta completate queste operazioni, quindi titolo, descrizione e fotografie, l'oggetto verrà appunto revisionato da me o da altri esperti al fine di appunto di essere controllato, revisionato e infine messo in asta. Perfetto, perfetto. Quindi molto, molto lineare, molto pulito, semplice e diciamo con ecco, una platea sia per un eventuale acquisto o per un'eventuale vendita, insomma, è una piattaforma che vale la pena andare a curiosare ed utilizzare, assolutamente. Assolutamente. Ecco, Jacopo, volevo ancora farti un'ultima domanda. Ti volevo chiedere, la moneta o la medaglia più bella che ricordi magari di aver avuto o venduto o catalogato, o anche magari un ricordo tuo legato appunto a questa passione o comunque anche alla tua attività lavorativa. Sì, Andrea, io ho un ricordo molto, molto bello che è legato al mio primo scavo archeologico che ho fatto nel lontano 2004, quando ho avuto l'opportunità eccezionale di lavorare all'interno di un antico santuario magno-greco in Sud Italia, un santuario dove fortunatamente si sono conservate moltissime offerte votive lasciate appunto da popolazioni greche che abitavano sulla costa della Calabria. In particolar modo, ecco, un ritrovamento che mi ha molto colpito è il seguente. Abbiamo rinvenuto una piccola olpe, cioè quindi un vasetto per contenere liquidi, che ovviamente al momento del ritrovamento era completamente inglobato, era completamente pieno di terra, terra dello scavo, oggetto che poi abbiamo chiaramente studiato e lavato. E durante il momento del lavaggio, ecco, c'è appunto questo ricordo molto, molto bello e affascinante perché l'archeologa che ci seguiva ha setacciato la terra all'interno del vaso per ritrovare eventuali possibili resti organici, perché molto spesso in questi vasetti venivano anche inseriti delle offerte di cibo e quindi in alcuni casi è possibile anche recuperare dei semi, per esempio. Certo. Però invece che dei semi sono uscite fuori tre monete durante la pulizia Verissimo. di questo vasetto, e quello è stato un momento assolutamente di grande sorpresa e di grande felicità, perché non si tratta di Certo. un ritrovamento comune, ecco. Sono uscite Assolutamente. fuori queste tre bellissime monete di età greca, due nomoi incusi di Crotone di Sibari e un'altra monetina greca siciliana. Sì. Questo è sicuramente uno dei momenti che più mi ha colpito. Poi ero ancora abbastanza giovane, non avevo ancora Certo. iniziato l'università e quindi di sicuro questo evento mi ha molto colpito e non è escluso che mi abbia portato a seguire una carriera universitaria molto legata alla numismatica. Certo. Beh, un ritrovamento inaspettato, perché alla fine, appunto, pensavate magari di trovare altro all'interno e invece, caspita, delle monete. Veramente, per chi ha questa nostra passione, È stato immedesimandomi in te, bellissimo, sì. è stata una sorpresa bellissima. Poi, tra l'altro, è avvenuta anche negli ultimi giorni, Ah. quindi il percorso si è concluso nel migliore dei modi, diciamo. Bellissimo, bellissimo ricordo, assolutamente. Ecco, io ragazzi vi lascio in descrizione quindi i contatti al sito web, i link social della famosa piattaforma Katawiki. E Jacopo, direi che per oggi è tutto. Io ti ringrazio davvero tanto e ti saluto. Grazie, grazie a te per questa iniziativa e di nuovo un Grazie. saluto a tutti gli utenti di Numismatica Italiana. Grazie a te Jacopo. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi aspetto alla prossima intervista con un altro grande professionista del settore. Buon collezionismo a tutti!